Ed ecco qua. Ed eccoci qua. Adriano. Sì, il papà. Di Erika. Papà di Erika, sì. Come l'hai vissuta? È stata un'esperienza abbastanza dura, forte. Un'esperienza che ci ha dato tanto da lavorare. Ed è iniziata, diciamo, nel 2001. È iniziata quando Erika era nata, sana, perfetta. Ma è nata sana? È nata sana, sì, sì. Tutto andava, era nella norma, quindi non c'è nessun problema. Ma purtroppo dopo 2-3 mesi è successo che cominciava a perdere peso. Quindi ci siamo un po' preoccupati dal pediatra, sì, ma va bene, può essere una gastroenterite o qualcosa del genere, finché poi non siamo resi conto che bisognava veramente portarla in ospedale per capire bene come mai lei non riusciva più a integrarsi. Così i medici hanno cominciato, a una bambina di 2-3 mesi, a cominciare a fare qualche prelievo con tante e mille difficoltà, ma dopo 4-5 giorni si sono resi conto che purtroppo questo problema che lei aveva di diarrea non riuscivano a tamponarla e lì si sono preoccupati davvero. Hanno cominciato a cambiare un po' di latte, a togliere il latte materno, dargli quello artificiale e lo vomitava a getto, ma gli esami davano tutto a posto, tutto normale. Così un bel giorno, cioè dopo una decina di giorni di ricovero, ci dicono: guarda, la bambina non si ferma questa diarrea, abbiamo fatto tutti gli esami, abbiamo addirittura inserito anche degli antibiotici, purtroppo è un rubinetto aperto. E lì mi fermo un attimo, guardo gli occhi della piccola, che mi accorgo subito di questa bambina che aveva tanta voglia di vivere. È stato proprio questo l'input che mi ha portato a fare qualcosa. Così decido con mia moglie di trasferirla in un ospedale un po' più importante e quindi dall'ospedale del paese la porto all'ospedale della città, stiamo parlando di Lecce, e lì continuano ancora a fare lo stesso, a rifare il tutto, gli stessi esami, la solita rotina. Le imbottiscono ancora di antibiotici per capire, per cercare di tamponare questa diarrea liquida, ve lo dico, era veramente acqua, e non riusciva proprio a integrarsi perché appena mangiava qualcosa lo buttava fuori. Era una cosa veramente che ci dava qualcosa. Sì, sì, noi ci guardavamo, dicevamo al medico o al primario: ma ci dite almeno che cosa c'ha? Niente. E nessuno capiva niente. Nessuno capiva niente. Con tutti gli esami di routine, eccetera, eccetera, niente. Così mi chiama mia moglie e mi dice: guarda, il primario ci vuole perché ci deve dare una notizia. Io lascio il lavoro, corro il reparto, vado allo studio e dice: guarda papà, portati pure la bambina perché mi sa che le ore contate. E io gli dico: ma ditemi almeno che cos'ha? Dice: niente, ha una diarrea intrattabile che non riusciamo a tamponare. Una doccia fredda, io e mia moglie a piangere, io lì le faccio vedere ancora sta bambina che mi comunicava qualcosa con lo sguardo, anche se era collassata. A questo punto esco dal reparto, scendo giù, penso un attimo che cosa farebbe un genitore per salvare una vita, o cosa farebbe una persona per dare ancora un'altra chance. Nel 2001 mi viene al bar, c'era una cabina telefonica, prendo questa scheda telefonica e chiamo il centralino per farmi passare un ospedale che conoscevo a Genova, solo per sentito dire. Erano le 12. Alle 12 vado, cioè chiamo il centralino, mi passano il numero di telefono dell'ospedale di Genova, chiamo il cittadino di questo ospedale, chiedo della gastroenterologia, perché era quello il problema di mia figlia, me lo passano e alle 12.20 si prende la cornetta questa persona che non aveva mai fatto il primario, che oramai fa qualche anno sarebbe andato in pensione, prende questa cornetta, io parlo con lei, e mi dice: va bene, se vuole noi siamo qua. Gli spiego la situazione, gli dico che è drammatica, la stiamo perdendo, e lei mi dice: beh, se vuole noi siamo qua, siamo a disposizione.
siamo a disposizione, chiudo e mi fermo per un attimo, e come faccio ad arrivare a Genova adesso? Mi sarebbe piaciuto veramente in un batter d'occhio. Sì, mi sarebbe piaciuto che Genova fosse a 10 km di distanza da Lecce, invece era a 1000 km di distanza. Come fai? Lì ti fermi, ragioni da solo, e niente, chiamo, faccio di nuovo, sempre con questa benedetta scheda telefonica, faccio il nuovo servizio d'oggi, mi faccio passare il loro in Brindisi e chiedo se c'è un volo imminente. E allora mi dicono sì, il volo per Genova parte alle 3:30, erano le 12:30. Cosa faccio ancora? Mi fermo e dico che non mi serve il biglietto aereo, chiamo l'agenzia viaggi, sempre con il numero 12, santo che sia. Il vecchio numero 12, Daniele, e mi trovo una persona che non so come dire, sì, persone che hanno, secondo me, non so come dire, ma te le trovi lì, persone disposte, persone disposte, come mi è successo a Genova, così mi succede anche alla gestione. Mi dice semplicemente, guarda, noi stiamo per chiudere, dico guarda, io ho questa situazione, se lei mi dà la possibilità, anche se tardo di un quarto d'ora, 10 minuti, mi faccia il biglietto, io pago con carta di credito e passo. Mi fa questa cortesia? Sì. Mi dice di sì, mi prenota il volo e poi adesso devo affrontare il primario, perché non puoi così. Salgo su e gli dico guarda primario, io ho già fatto questo, io vorrei portarmela. Dicono guarda che corri il rischio che succeda qualcosa del volo. Mi assumo le responsabilità, gli dissi subito, mi assumo le responsabilità, firmo, mi fa firmare, va bene, riconosce che in me c'è questa grande volontà di giocarmi l'ultima chance. Quindi ti porti via la bimba dall'ospedale di Lecce? Sì, me la porto via, però la cosa che voglio velocemente dire è che quando il primario mi dice di sì, dovevo saltare un altro ostacolo, mia moglie era ancora lì, reparto, a piangere, non ci capiva niente. E io dico mettimi la bambina nella sacca, dice perché? Dice non la devo portare a Genova, ma come? Non sapeva niente di tutto questo, dico mettimi la bambina, chiamo un collega, a motore acceso mi aspetta giù, fortunatamente trovai il collega pure disponibile e a motore acceso e veloce arriviamo all'agenzia viaggi che arriva alla sala cinesca a metà aperta, prendiamo questi biglietti, lo ringrazio infinitamente quel signore, arriviamo a Brindisi e così prendiamo il volo e il giorno. Non abbiamo mai cambiato pannolini, Daniele, anche se ho già una ragazza, una mia figlia di 27 anni, però se ne era sempre occupato mia moglie. Mia moglie è rimasta lì, in pigiama, nel refazzo, non ho capito niente. Niente, me l'ha affidata. Senza sapere neanche dove andavo, perché non avevo tempo di spiegargli, non avevo avuto tempo, non c'era tempo per fermarsi 10 minuti, io potevo perdere l'aereo. Arriviamo appena in tempo, prendo l'aereo, arrivo all'aeroporto di Genova, trovo un altro personaggio importante, questo si mette a correre con il tassì, gli spiego la situazione e arrivo alle 4:30, alle 6:30, alle 7. 5 ore dopo arrivo. 5 ore, io stavo già, prendo la bambina, la metto sul posto sul tavolo e vedo la gente che scappava e che boccheggiava e lì mi dissero se supera la notte sarà un miracolo. Io lì con la bambina la vedevo in terapia semi-intensiva, questi due vicini, e c'era sempre qualche cosa che mi trasmetteva. Così il secondo giorno, il terzo, per saltare tutta la tritera dopo che sono stati fatti per 3 mesi solo io, mia moglie a casa, solo io. Lì, quando mi hanno detto, guarda, non riusciamo a tamponare questa diarrea, gli dobbiamo fare la nutrizione artificiale con il sondino, questo con il Broviac, sì, a Genova. E così ha iniziato Erika un percorso lungo, non ha mangiato, non ha bevuto, per un anno e mezzo. Quindi, siamo avanti così. E devo dire che è stato il primo anno e mezzo è stato molto duro. Lì dovevo poi organizzarmi bene anche con la famiglia, pian piano dopo 3 mesi prima di Natale sempre da su mia moglie, non mi bastava, volevo anche la figlia che faceva le medie e è lì che poi devi affrontare il percorso successivo. La famiglia deve rimanere unita,
devi avere una grande capacità di gestione familiare, perché i medici pensano alla piccola tua, tu devi pensare a tenere ben unita la famiglia. Mentre ho visto, ahimè, tante belle famiglie che in questo percorso si sono sfasciate. Immagino che ne avrei viste tanto, tantissimi ospedali, avrei visto, sì, ho visto di più. Ho visto di tutto di più, veramente lì se il, come devo dire, se il fulcro, cioè il perno importante che in questi casi all'inizio ero io, di tenere ben unita la famiglia e di non stravolgerla, di rimanere sempre positivi, seppur i medici dicevano che mia figlia ha una malattia rara, sconosciuta, che neanche loro sanno, in qualche modo mi dicevano che è autoimmune, cioè che i suoi anticorpi non riconoscono il sistema immunitario e di conseguenza lo attaccano. Così siamo andati avanti ancora per altri anni, quindi sono rimasto ancora a Gaslini per altri 2 anni, fin quando dopo una serie di farmaci immunosoppressori e di cortisone eccetera eccetera, la bambina comunque le reazioni erano che la... Su, ci raccontava Erika, la pelle che si sfumava. Non ti dico, ha avuto un pemphigoide bolloso che bisognava bendarla e sbendarla ogni 3-4 ore. Io quindi, io, mia moglie e mia figlia la grande, ci davamo il turno perché dovevamo evitare le infezioni. Questo sarebbe stato per Erika morte certa. Siamo andati avanti sempre con l'unione e poi le risorse economiche cominciano a scarseggiare, quindi essendo libero professionista mi sono adattato in questa città e ho continuato a lavorare tranquillamente, lo facevo la notte, di giorno rimaneva mia moglie e mia figlia, la grande. E spostato il tuo lavoro a Genova? Ho spostato il mio lavoro a Genova, certamente non potevo assolutamente permettermi di rimanere senza un'attività lavorativa, perché se non hai spalle coperte. Esatto, quindi Daniele è successo che io mi sono trovato a lavorare ed affrontare la famiglia e le situazioni di mia figlia. Cioè, se da una parte la sanità ci aiuta, sì, però aiuta la bambina, sì, ma aiuta voi. Beh, certo, perché sono lunghe degenze, cioè le spese sono tante, poi, cioè, voglio dire, devi comunque fare in modo che la famiglia non gli manchi niente. E se quindi, non si sfascia. E se non si sfascia. Perché se cominciamo a lamentarci le situazioni economiche così e così, si perde quella forza, quell'energia e poi succede quello che non dovrebbe succedere, e chi ne paga le conseguenze sono poi queste creature che non hanno colpa assolutamente. Mi fermo lì quando si riunisce l'equipe e mi si dice: noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare già da 2 anni, non abbiamo. Se qualcuno domani si sveglierà e ci dirà il problema di tua figlia, vincerai. No, non hanno ancora capito niente. Assolutamente no, perché dovevano fare test medicinali su medicinali e nessuno capiva niente. Certo, confrontandosi anche con i migliori immunologi d'Italia, quindi queste reazioni, caduta dei capelli, reazioni all'intestino, si temeva in realtà che l'autoimmunità arrivasse a degli organi importanti vitali, e lì poi la paura sarebbe stata poi confermata. Mi fermo, è successo ieri che mi fermo di nuovo e dico: esco dall'Italia, voglio giocarmi ancora quest'altra opportunità, e loro me lo consentono, perché se non l'avessero fatto avrei dovuto pagare le spese proprie, e quindi siccome c'è una convenzione europea che permette di trasferirti fuori dall'Italia se c'è il consenso medico, loro hanno detto: ok, lo vuoi fare, falla questa esperienza, andiamo a Parigi, a Necker, e lì un altro gastroenterologo importante, un nuovo cura, rivolta di nuovo la bambina con un persino. Neanche loro riescono a trovare la situazione, comunque viene sempre limitata artificialmente, e poi si prova piano piano a svezzarla con qualche chicco di pastina o qualcosa del genere. Intanto aveva 3-4 anni? Intanto aveva già 3-4 anni, certo. E...
facciamo due tappe a Parigi, la prima di 15 giorni, la seconda pure, però quando ci siamo resi conto che neanche lì le cose miglioravano, anzi peggioravano, ti fermi ancora e dici posso farcela ancora spostarmi? E mentre stavo lavorando a Lecce con la bambina in una stanza asettica, con medicazioni che dovevamo fare noi, importanti al blog, a casa. Dopo sì, quando ci cioè, siamo tornati, abbiamo creato una stanza asettica e poi dovevamo fare poi dei ritorni in Francia ogni 15-20 giorni. Non vi dico, in quei momenti la forza che deve un genitore avere, una forza cioè incredibile. Lì poi dico, vabbè, allora ritorniamo di nuovo in Italia, se poi in Francia non sta succedendo niente, ritorniamo di nuovo. E mi arriva una chiamata da mia moglie e mi dice, guarda, c'è una trasmissione televisiva, anche lì dico, ma dai, lascia perdere, io ho qualche problema anche nell'esprimermi, questo e quest'altro, ma tu fallo, non ti preoccupare, sto facendo tutto io. E lì che poi prende in mano la situazione di mia moglie, da una donna calma eccetera eccetera, comincia a trarre fuori le unghie, si rende conto anche lei che è arrivato il momento che facesse uscire fuori qualche cosa di suo. Quindi organizza tutto lei, vengono dei tecnici, ci fanno delle interviste, dicono ok, vera, niente di programmato, loro accettano e noi andiamo a questa trasmissione televisiva. Il programma non so se il programma ricomincia da qui, di altri due anni. Andiamo lì, io e mia moglie, io vado lì, con mia figlia Laura, mia moglie rimane a casa, e erano presenti nello studio una psicologa, una gastroenterologa dell'ospedale di Trieste, del Burro Garofa, che ci ascoltano mentre ci facevano delle domande. Prendono una situazione di cuore, quindi posso dire che già fino adesso ho trovato delle persone che hanno probabilmente un'aureola. Ci hanno aiutato, cioè non è che sono rimaste lì, ah vabbè è un caso, chi se ne frega, cioè veramente persone giuste al momento giusto. Parto per Trieste e anche lì si ricomincia il cantante. Faccio di nuovo per permanenze di 15-20 giorni, poi ritorno, poi salgo di nuovo, poi ritorno, una cosa non cambia assolutamente. In questo percorso comunque ci sono stati altri ospedali di piccola importanza, perché appena succedeva qualcosa io devo scappare o a Lecce o a Foggia o a Bari, cioè comunque io mi spostavo. Intanto siamo arrivati a quanti anni? E siamo arrivati che Erika aveva 8-9 anni. E stava ancora così? E stava ancora peggio. Cioè, voglio dire, in qualche modo la reazione allergica alla pelle l'avevamo un po' messa da parte, cioè un po' liberata dal colle con il plasma terese. Un lavaggio del plasma che ha aiutato tantissimo, perché oramai Erika era di una torta. Sì, era una tossicità, presa dei farmaci, incredibile. La svolta c'è stata quando parto per viene una ricercatrice del San Raffaele di Milano e dice al Trieste, abbiamo trovato il problema di... E lì, dopo solo 9 anni, vorresti dire abbiamo vinto, ma non lo vuoi. No, non lo vuoi dire niente, perché... Lì non sai ancora che cosa succederà. Diciamo, dice c'è un gene che a Erika manca. Era proprio un gene. Un gene, sì, si chiama gene dei CD, un cromosoma dei CD25. Praticamente è come se una collana manca una perla, la collana non è completa. Ed è questo che non andava bene nel sistema immunitario. E quindi cosa bisogna fare? L'ultima chance, trapianto di midollo. L'unica è che puoi eliminare tutto per un nuovo inserimento. Facciamo una ricerca della compatibilità, eravamo tutti apoidentici al 50-55%. Nessuno di voi Nessuno di noi, familiari, tutti.
e comunque chi ci prende e dice venite a San Raffaele di Milano. Andiamo a San Raffaele, entro nel centro di Arianti, non vi dico quante trasfusioni di sangue. È lì che poi non arrivava, la compatibilità non arrivava, e anche lì l'equipe diceva sì, siamo nel centro di Arianti ma non arriva l'ok da una donatrice. Aspettiamo, io nel frattempo mi rendo conto che dovevo trovare qualche altra strada, qualche cosa. E su consigli di chi già era stato in questi reparti, sto parlando di Torino, della Regina Margherita, ospedale oncologico pediatrico, dice, guarda, nel frattempo te la possono pure trattare perché è proprio un reparto adatto per le malattie autoimmuni, le malattie rare e non. E così decido di trasferirla da Milano a Torino. Quando è arrivata a Torino, Erika era un gambero rosso, cioè proprio rosso, sembrava che avesse avuto, non lo so, un rigetto di quando si fa il trapianto, di ieri siamo un rigetto, ma era già trapiantato. Non ancora, no, però quando l'hanno vista, che l'abbiamo portata lì a Torino, si sono resi conto che era la situazione era drammatica. Ok, l'affido, e dico, io sono stanco da 10 anni che sto girando per lungo e largo, con tutta la famiglia sempre unita, perché lì è quello appunto l'episodio di Torino, lì bisogna avere. Quando si parla di famiglia unita bisogna avere veramente la voglia e la volontà di lottare tutti con le massime delle proprie forze. Non può lottare un papà, una mamma no, o una mamma sì e un papà no. Mia moglie rimaneva 7, 8, 9 mesi in ospedale a fianco alla figlia, a Steppo, per questi 10 anni, senza uscire mai dal reparto. Ed è una donna meravigliosa. Cioè diceva, io stesso dicevo, ma fai il cambio? No. È come se avesse, non lo so, stesse in una camera chiusa e segregata. Lei ha fatto lo stesso percorso di nostra figlia insieme, non l'ha mai abbandonata, usciva proprio raramente. E non lo so, Daniele, perché è successo questo, ma so che ognuno di noi voleva arrivare all'obiettivo. E se è sopravvissuta è fondamentalmente grazie a voi, perché siete stati uniti così tanto con malato, padre, sorella. Non ce l'avrebbe fatta, molti medici del paese dicevano, fermatevi, è inutile che andate in giro, cioè. E non avete creduto neanche a loro, assolutamente no. Nei medici, ma soprattutto non abbiamo creduto ai parenti che sono quelli che le cose in qualche modo deve venire in faccia. Quindi anche i parenti diciamo lasciate perdere. Lasciate perdere. Tornate e affidatelo al Signore, perché si stanno provando e riprovando e non c'è una soluzione, è inutile che andate in giro. Beh, quando sentivi ricevere queste notizie da parenti, stranamente ti rafforzano di più. Le hai usate ancora per tutti sì. Ok. Sì, andiamo avanti, sì, è questo, perché io voglio avere la possibilità di giocarmi tutta, fino all'ultimo momento. E nel frattempo Erika con una forza enorme continuava a sopravvivere. Non solo, ma in tutti questi anni con boccettine, io la chiamavo l'albero di Natale, con la pompa che noi andavamo su e giù per le parti, lei faceva scuola, faceva spettacoli, ballava. Una mummia piccola che ballava con le belle, i medici dicevano ma come fa questa cammina? Con tutti questi medicinali dentro, con tutti questi medicinali, sì, lei dava a noi la forza e noi gliel'abbiamo ricambiata sempre con il sorriso, non ci siamo mai abbattuti di fronte neanche alle notizie più atroci che un genitore può ricevere. Finché c'è respiro c'è speranza, noi questo è stato il nostro motto. Non mollare fino all'ultimo respiro. E così quando siamo arrivati a Torino ho detto al primario ve l'affido, noi siamo stanchi, non ce la facciamo più.
fate quello che dovete fare, abbiamo prendete loro e detto va bene, facciamo quello che è stato già fatto negli altri ospedali, di nuovo ricerca contro, arriva una bellissima notizia, hanno trovato un donatore compatibile al 90%. Allora, questo è un dono, è un qualcosa che la vita poi ti dà, un qualcosa che noi non vediamo, esiste, e questa donna di dove è? Americana. Loro ci potevano soltanto dire, con discrezione, da dove veniva, ma non ci possono dare assolutamente nome, cognome, contatto. Dopo tanti anni di ospedale sono riuscito a strapolare qualche informazione. Una donna americana nel 2010, di 42 anni, mamma di due figli e basta, che aveva la stessa compatibilità. Ora bisognava aspettare se ancora era donatrice, se stava bene in salute e quant'altro. Arrivarono queste 200 cc di sacco, noi stavamo già pronti, avevamo fatto già tutta la preparazione, 50 pianti, e la cosa bella e inspiegabile che il primario disse: non abbiamo mai visto 200 cc di sangue cariche di cellule, cioè erano più del normale, perché quando si riceve il sangue, quando si ricevono le cellule staminali, se sono poche, tante sappiamo che durante il percorso moriranno, quindi inizia proprio da poche, ne sopravvivono proprio poche, e ci vuole poi un percorso difficile perché poi l'organismo si riprende, non è finita lì, non è che appena la prendi il giorno dopo stai bene, no, ti dico dopo che Erika ha dovuto anche subire dei farmaci molto importanti per alleviare un po' il dolore. E si salta di gioia e si spera che le cose vadano bene, perché c'è un oggetto, quell'arma temibile che chi fa il suo pianto lo deve mettere in conto e sperare che le cose vadano bene. Così Erika ha fatto il trapianto nel 2010, è andato bene. Con qualche, diciamo, qualche piccola, così diciamo, pericolosità del percorso successivo, è stata sulla sedia a rotelle per un anno, andava su e giù, portava ogni giorno in ospedale, in quanto poi pian pianino, un passettino alla volta, Erika è ritornata di nuovo alla grande in mezzo a noi, seppur non ha capelli, seppur molti farmaci gli hanno bloccato la crescita. Ma quello che adesso ci sta dando Erika è quello che noi abbiamo sempre pensato, che questa bambina aveva qualche cosa di veramente eccezionale. Abbiamo pensato dal primo giorno. Abbiamo visto la sua forza, il suo modo di pensare. Ti direi un messaggio a tutti i genitori che hanno dei bambini malati. Sì, ve lo dico di cuore, anzi ve lo dico con il cuore a mano. Siate sempre uniti, ancora di più quando i nostri figli hanno queste problematiche, è proprio in quel momento che bisogna stare uniti, perché si sprigiona un'energia, quell'energia positiva servirà tantissimo ai nostri figli per superare momenti veramente difficili. Siate uniti tanto, 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 e poi lasciate fare tutto ai medici. Saranno loro poi i fautori di tutto. Vi do un abbraccio forte e auguro a tutti quanti di avere quello che abbiamo avuto noi. Grazie, Adriano. L'amore per i figli e per la famiglia e a tutti. Che spesso manca. Grazie Adriano, grandissima storia. Grazie a te Daniele e grazie di avermi dato questa opportunità di dire. Di raccontare la mia storia, che è una storia dura, lunga, ma che ha avuto, grazie a tutti, un buon fine. E che possa essere di ispirazione a chi ne ha bisogno. Certo. Grazie. Grazie.